Ciao Bettis.it, a testa alta di Emmanuel Berco, che è un po' così. Però contemporaneamente anche così. E quindi tra Schubert e Idée et Antwoord si dipana la storia di Malony Ferrandeau davanti ai nostri occhi. Non è un boyhood, è un monsterhood, e cioè sono tanti anni, più di 10, in cui vediamo in chiave ellittica, con bei riassuntoni, belle sintesi temporali, vediamo crescere davanti ai nostri occhi Malony Ferrandeau. Che cos'è? Chi è Malony? Malony è uno che sembra Edward Furlong, il ragazzino di Terminator 2 che sembrava tossico già a 12 anni, poi è diventato tossico perché ce l'aveva scritto in faccia. Peraltro, quando si riprese un pochino, Edward fece addirittura i cavalieri che fecero l'impresa, appunto, fece l'impresa dopo la tossicità, con pupi avati. Allora, questo bellissimo attore francese, con cui penso che avremo a che fare in futuro, si chiama Rod Parado. Rod Parado è Malony Ferrandeau, che all'inizio vediamo bimbo in mezzo alle carte, in mezzo alle pratiche, in mezzo al sistema giudiziario francese. C'è Catherine Deneuve, matrona, come rappresentazione della Marianna, dello Stato, di questa Francia che non puoi non amare alla follia dopo aver visto questo film. Perché? Perché A testa alta è il racconto di Malony, ma soprattutto è il racconto di questa famiglia allargata che è attorno a lui e che è la Francia, e che è il motivo per cui noi, soprattutto in questo momento, dobbiamo essere orgogliosi di essere vicini alla Francia come nazione. Perché a partire da questo giudice interpretato da Catherine Deneuve, tutti cercheranno di dare una mano a sto bastardone che è Malony. E Emmanuel Berco è bravissima nel farti vedere Malony che dà le botte alle donne incinta, che urla, che scalcia, che fa una cavolata, una cazzata, voglio usare il termine cazzata, dopo l'altra. E che è amato da un tomboy, da una ragazzina col capello corto, bellissima, meravigliosa. Pensate che è figlia di una di queste donne insegnanti, ci sono anche uomini pazienti che provano in tutti i modi nei centri di recupero a dare una mano a Malony Ferrandeau. Lui spesso questa mano non la prende, ma anzi addirittura la mena, ci sputa sopra. Malony è così. Ma c'è tutta la Francia, il senso del film della Berco è che tutta la Francia ha la missione di provare tra un pianto. C'è una scena di Benoît Magimel, un attore che io adoro, che piange come un bambino. Lui è stato l'ultimo tutore che hanno messo vicino a Malony, e visto che Malony e magari ha un passato simile a quello di Malony, e visto che Malony ne fa di tutti i colori pure a lui, a un certo punto c'è una scena dove veramente mi sono commosso anch'io, in cui Magimel piange vicino a Catherine Deneuve, e Catherine Deneuve gli dice, come se parlasse a uno che era Malony, no? Gli dice, ce l'abbiamo fatta con te e adesso tu non devi mollare, e lui c'ha i suoi casini. E poi a un certo punto c'è un dialogo tra Malony e lui, bellissimo, sulla vita di lui, non solo sulla vita di Malony. Voilà, che cosa ci racconta questo film? Che siamo tutti uguali, egalité, che la fratellanza è fondamentale e che il senso di uguaglianza tra persone è rappresentato dalla voglia di reinserire in società una testa calda, una testa matta come quello scemo di Malony Ferrandeau. Il film parla di questo e lo fa in 2 ore, con stacchi violenti, con Schubert e con Idée et Antwoord, e con un'idea di cinema bellissima che insomma io trovo profondamente giusta e profondamente francese. Quindi vive la France! Oggi più che mai. A testa alta, Emmanuel Berco.